Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Minecraft. Continuiamo la nostra serie con Minecraft e in questo momento stiamo raccogliendo l'ossidiana. L'ossidiana la raccogliamo perché andremo nel Nether. Costruiamo il portale e scappiamo via. Cioè, scappiamo via. Andiamo un attimo da un'altra parte. Perché? Perché mi serve raccogliere esattamente dei blocchi di magma. Direte voi perché? E questa è una grandissima bella domanda. Andiamo a vedere il perché. Il perché? Oh, questo ce lo prendiamo. Il perché è detto fatto. Ci prendiamo anche questo che ci serve. Ok, e vediamo un attimo se chiudiamo. E voilà, eccolo qua il perché. Del perché, perché off camera ho costruito, cioè costruito, ho scavato tutto questo per fare uno slime farm. La nostra slime farm sarà questa. E quindi per farla mi serve il nostro bellissimo blocco di magma, perché i carrelli faranno così. Raccoglieranno, ci saranno qua tutti i nostri blocchi di magma sopra qua, questo piano qui, tipo qua. Il carrello passerà e raccoglierà tutto e qui ci sarà la piattaforma degli slimer e noi raccoglieremo tutto. Dispendiosissimo, mi è costato un casino. Forse era meglio farlo con l'acqua, la classica farm con l'acqua. È stato anche un tremendo scavare tutto questo. Infatti, come potete vedere, c'è un po' di casotto. E andiamo a. Saliamo a casa e costruiamo il nostro bellissimo portale. Qua ci manca qualcosa, però. È una lunga salita. Siamo veramente in basso ed è stato veramente dispendiosissimo. Oh, un creeper. Ecco, ogni tanto spuntano i creeper dentro casa nonostante ci sia la luce. Non ho capito perché. Nonostante sia pieno di luce, continuano a spawnare questi creeper. Magari c'è poca luce qua. Facciamo un po' di luce. Ok. Bene. Uno. Due, tre. Acciarino e voilà, il nostro portale è pronto. Eccolo qua. Adesso qua ci mettiamo, lo decoriamo un attimo. Ho trovato qualcosa, mi sa, sotto, eh? Esatto. Oh, guarda che belli. Prendi tutto, che questi ci servono come il panozzo. Uno, due, tre. Cerchiamo di decorarlo un attimino. Andiamo a mettere gli scalini qua. Anzi, direi di allargarlo un altro po'. E voilà! Precisi, precisi. Andiamo, vediamo dove spuntiamo, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, lì c'è un gasp che ci ha beccato sicuro. Overground Netherrack. Ok, questa è della Biome Plenty. Ci abbiamo tutto. Direi di fare subito uno spawn. Allora, portale, salviamo, ok, così sappiamo dove tornare. Ok, vediamo un po' di. Ok, ci raccogliamo un po' di questa, ci serve, e poi iniziamo a cercare i magma block.
due, questi qua ce li prendiamo. Che ci servono. Vediamo un po' cosa troviamo. Vediamo un po' se... Eccola qua, trovata. Ci serve proprio questo. Però senza andarci sopra. Iota, stai attento. Che qua ci possiamo lasciare le penne. Onestamente non c'ho voglia di morire qua dentro. Vai, si continua la raccolta. Facciamo così, facciamo prima. Ok. E cambiamo questo. Facciamo qua, sperando che non spunti la lava e non moriamo. Ok, non ce n'è. Fino adesso non abbiamo trovato lava, adesso faremo una cosa del tipo così. Ma io ho visto, cos'è sta roba? Tainted soil? Ah, della natura. Beh, raccogliamo, non si sa mai. Potrebbe sempre servirci, esserci utile. Ok, saliamo. Uno, due, andiamo qui. Perfetto. Perfetto. Ne abbiamo raccolto un bel po', buono. E qui abbiamo l'altra. Sai che ho scavato un po' troppo. Ok, torniamo a casa e vediamo un po' se riusciamo a finire la nostra farm. Ma questo blu glow si può piantare quasi. No, ok. Allora si pianta su quel tipo di terra lì, vediamo. Tipo qua, vediamo. Facciamo questo test. Sì. Perfetto. Lasciamolo lì. Ci tornerà utile.
Perfetto. Sì, c'è. È lo shader, secondo me. Il riflesso che fa casino. Vabbè. Ok. Bene. Adesso dobbiamo finire con un piano per gli slime. Quindi andiamo a craftare un po' di roba. Allora, l'effetto shader dovrebbe essere finito. Il riflesso era un errore dello shader. Allora, noi ci servono... Dove li ho messi? Dove li ho messi? I brickstone. Eccoli qua. Ci servono gli slab. Ok. Produciamo gli slab e andiamo a piazzarli. E andiamo a piazzarli sotto nella nostra farm. Cosa ho fatto? Ecco, fatto così. Ok. Sì, sempre così. Per uno. Vabbè, non è un problema. Andiamo giù. E... ah, ma sto morendo di fame. Come al solito muoio di fame. Andiamo giù e iniziamo a piazzarli, ricordandoci che però ci servirebbero anche le glowstone per fare luce. Non so se mettere le glowstone o le zucche. Sono un po' indeciso. Usiamo la pie, questa qua, lassù, per passare. Esatto. E adesso da qui incominciamo a fare una roba del genere. Esatto, per tutta... il nostro chunk. Uno, due e tre. Ok, uno qui e uno qua, là. Adesso mettiamo un po' di torce perché sennò... anzi, direi di incominciare a mettere anche le luci giuste. Adesso vediamo un attimo come piazzarle. Perché... vediamo qua quanto c'è luce. Sì. Quindi direi... vediamo un attimo. Allora... sì, inizieremo a piazzarne tipo 1, 2, 3 e 4. Facciamo un 5. Dov'è? Eccola qua la glowstone. Glowstone che fa luce. E secondo me... vediamo cos'è caduto. Qualcuno si è suicidato. 1, 2. Allora vediamo un attimo. 1, 2, 3. Qua. Vediamo. 3. Una roba del genere. Tipo così. Si può fare, dai. A questo punto mettiamone una qua. Era un ragno che è morto. Vabbè. Ok, vediamo, ci prendiamo la nostra sabbia. Se facciamo così. Ok. Ci siamo scottati i piedi, ma ci siamo dimenticati di togliere le torce. Quindi togliamo le torce. 1, 2, 3. La torcia lì è bruttissima, la mettiamo lì, ce la riprendiamo e 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, perfetto, adesso facciamo l'altro livello. 1, 2, 3, gli lasciamo un po' di spazio e iniziamo col secondo livello. E ci portiamo avanti col secondo livello della nostra farm. E
Ce l'abbiamo fatta. Voilà. Abbiamo il secondo piano. Non male, direi. Guardate dov'è l'Enderman. Sono molto tentato di farlo fuori. Sì, lo voglio fare fuori. Quindi lo facciamo fuori subitissimo. Ti guardo, però non mi vede. Guardalo. No, adesso dovrebbe vedere. Eccoli qua. Non c'ho la spada, ti tirerò giù a piccone di diamante. Grazie, però non mi ha dato niente. Sono rimasto male. Pensavo che mi desse qualcosa, invece niente. Devo illuminare tutta questa zona qua. Bene, si continua. Uno e due, e voilà. Dovremmo avere il terzo piano. Oh là là, e ce l'abbiamo. Il terzo piano è stato fatto. Perfetto. Perfettissimo, direi. Adesso che abbiamo anche il terzo piano, dobbiamo innanzitutto togliere questo. Grazie. Distruggere questo che ci dà molto di intralcio. Questo. Ok. Uccidiamo anche questo, eliminiamo anche questo qui. Poi questo qua. Cos'è quello? Ah, la sorpresa. Cos'è, petrolio? Avemus trovatus petroleum? Sì, però a noi in questo momento non ci serve, ma molto. Facciamo così. Uno e due. Saltiamo un po' e bruciandoci i piedi raccogliamo tutto quello che ci interessa, tutto quello che possiamo raccogliere. Perfetto. Ora in teoria dovremmo esserci. Esatto. Sì, ancora qualcosa da rifinire. Siamo pronti per i golem. Perché per i golem? Perché noi andremo a posizionare dei golem. Allora, aspetta, togliamo anche questo. Ok, ok, perfetto. Questo che è brutto da vedersi. Via. Andremo a posizionare dei golem praticamente qua nel muro, tipo così, in modo tale che gli slime andranno, cercheranno di andare verso il golem, cadranno e moriranno nella lava, nei blocchi di lava. Questo è il meccanismo. Di solito io lo faccio con l'acqua, ovvero qui sotto io metto l'acqua che scorre, va in un certo punto e gli slime muoiono perché vanno a toccare la lava. Ho scelto di fare questa farm ed è per vedere un attimino come funziona, se va tutto bene, se ci sono problemi oppure no. Perché questa qua è molto più dispendiosa a livello di materiali. Vediamo un attimo se riusciamo a completarla. Ok, vediamo di preparare il golem. Allora, vediamo un attimo. Allora, prendiamo questa. Via,
vediamo, dovremmo essere abbastanza al centro. Adesso facciamo il golem. Poi dovremmo fare anche così. E poi chiudere qua. Perfetto. Sì, vediamo. Proviamo a fare il golem e vediamo se non crepa. Perché è troppo basso. Allora, facciamo il golem. Mettiamoci di qua. Allora, vediamo un attimo. 1, 2, 3, 4. Si è agganciato lì, però. Sì, adesso un casino perché non ce la facciamo. Ok, ho sbagliato. Va bene. Togliamo questo. Questo, andiamo qua e vediamo di posizionarlo qua. Eccolo qua. Here we go. Avemus golem. Perfetto. Adesso chiudiamo perché così non cade. Qui facciamo così, così lui rimane fermo qua, e a questo punto ti direi di bloccarti proprio. Spostati un po' di là per favore, grazie. Proprio così, ti bloccherei qua. Ok, adesso eliminiamo questo. Perfetto. Perfetto. Ok. Ecco il nostro piccolo circuitino. Allora, questo circuito qua praticamente non fa altro che arriva il carrello, va qua sopra, si ferma, perché questo qui è un repeater, quindi quando c'è qualcosa dentro questo hopper qui, questo repeater si mette a funzionare, va in funzione, si mette in on. Scusate, questo comparatore, questo repeater invece boosta il segnale e fa spegnere questa torcia. Questa torcia è quella che alimenta praticamente questo, questo binario. Quindi il binario si spegne e il carrello non può andare più via fino a quando non ha finito. Lo mettiamo alla prova. Allora, prendiamo un carrello, un hopper. Qua dentro gli andiamo a mettere queste e vediamo un po' come funziona. Si spegne. Qua stanno passando i materiali, qui stanno passando i materiali e poi riparte. Funziona alla grande, signori. Funziona alla grande. Ora, quello che si deve testare adesso è se io butto degli oggetti. Qua dovrebbe raccoglierli, infatti li raccoglie. Perfetto. Fa tutto il tragitto. Adesso dobbiamo rompere questo muro. Dobbiamo mettere una porta qua. Devo mettere una porta. Infatti si è fermato e sicuramente adesso me li ritrovo. Qua, in teoria, quando arriverà, vediamo un attimo, si è sfermato, sì, e voilà, signori. Funziona alla grande. Sì, è molto dispendiosa. E adesso dovremmo fare anche per il secondo carrello, questo qua. Bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Spero vi siate divertiti, spero che questo vi abbia chiarito un po' le idee sulle redstone e sulle farm. Questo andrà all'infinito e come sempre siete mitici e alla prossima. Bye bye!